Ceno Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Con orgoglio. Ceno Game Studio 7 TV, intervista di Pietro, il cuore di un campione. Ogni atleta una storia, ogni momento è un'emozione, con coraggio e con determinazione. Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Benvenuti a una puntata, abbiamo ospite un cantautore, Luigi Friotto. La prima domanda che ci sorge spontanea è: per chi non ti conosce, come lo descriveresti Friotto? Un cantautore che cerca di fare questo mestiere una forma di artigianato, ma nel vero senso della parola, senza la retorica che spesso si utilizza quando si parla di questo fenomeno. La canzone d'autore probabilmente sta vivendo un momento di sofferenza, la canzone d'autore vera, e quindi sta a noi, a me, a quelli come me, il compito forse arduo di riportare questo fatto umano a splendori più importanti. Quindi si sta lì proprio come un artigiano che leviga, intaglia il suo legno fino a quando magari qualcuno si possa rendere conto di tutto quello che c'è dietro. E a questo punto, quando possiamo parlare dell'ultimo singolo, Mireka, e come nasce, quando nasce questo brano, da cosa trae ispirazione, e poi qual è il poi alla fine a ottenere questo risultato, che comunque è un buon risultato. Allora, Mireka intanto la diciamo molto semplicemente è una città inventata, con un nome inventato da un anagramma che è Chimera. Quindi, per questa società che è tutta presa dalla ricerca, dello sfavillio sempre più intenso, è una società che ha questa smania spasmodica di brillare e si fa quasi a gara a chi brilla di più. Mireka diventa una città immaginaria. Mi piacerebbe quasi pensarla, con il debito rispetto per Calvino, come una di quelle sue città invisibili, che ha anche questo nome un pochettino esotico. Quindi Mireka non è nata ieri, non è nata un mese fa, è nata da qualche anno, però, come scrivevo anche ieri sui social, ha avuto il destino incerto dei viaggiatori che viaggiano senza un programma. Quindi è stata in diversi posti e ha incontrato gente, è stata cantata davanti a tanta gente, è finita persino sotto la lanterna di Genova, dove qualche anno fa fece un concerto dal titolo Mireka Faro senza oscurità. Perché Mireka Faro senza oscurità? Perché in realtà tutto quello che noi abbiamo intorno, quasi tutto quello che abbiamo intorno probabilmente appartiene all'ambito del superfluo. E quindi un faro che brilla in mezzo a una luce già accecante non ha alcuna funzione. È un faro che brilla in mezzo a una luce accecante, è praticamente paragonabile a un buio pesto. E quindi Mireka che cos'è? È la consapevolezza di essere arrivati in questa città della vanagloria, delle luci vacue, con un comandamento, quello di rientrare in noi a cercare il tempio che siamo. Infatti, una delle frasi predominanti di questo brano è: ricordati fermamente di restare, perché tu sei il tuo tempio e pure l'architrave. E intanto, parlando un pochettino anche di questo singolo, abbiamo visto una copertina che comunque era, cioè, in bianco e nero, con questo arco che in fondo rappresenta un pochettino l'apertura, però tutto il dono è nero. Come mai, da chi nasce questa idea, questa copertina?
E poi come si è sviluppato alla fine il risultato di questa? Il risultato è appunto questo. Se andiamo a vedere il video, sembrerebbe quasi un video oscurantista, molto buio. E io, in accordo con il regista, che ringrazio anche Alessio Pancella di Lanciano, ho avuto questo pensiero di spegnere tutto, spegnere le luci, proprio perché dovevamo fare qualche cosa di antitetico a questo sfavillio dei tempi moderni, di questi tempi un po' inquieti anche. E quindi abbiamo spento tutto per consentire proprio a chi guarda, a chi ascolta, di vedere quel po' di luce, perché poi al buio la luce si vede meglio. A me viene sempre in mente una favola che da ragazzino avevo letto, credo sia una favola indiana. Si narra di un tizio che cercava lì fuori dalla porta di casa sua qualcosa. Un amico passa e gli chiede che cosa sta cercando. E l'amico risponde, sto cercando le chiavi di casa. E l'altro risponde, ma dove le hai perse? E lui dice, io le ho perse in casa, e perché le cerchi fuori? E lui risponde, perché c'è più luce. Questo è l'inganno tutto moderno che noi viviamo. Pensiamo di arrivare verso la meta prediletta solo inseguendo una strada sfolgorante, invece forse è tutto il contrario, e di questi tempi è meglio rientrare in se stessi piuttosto che avere questa febbricitante ricerca della luce appunto inutile. Nella realizzazione dei tuoi brani, visto che ne hai fatti diversi, molti, l'idea parte da un beat, da un riff, da una parola, da una frase, oppure possiamo dire che in un caso eccezionale si incontrano e navigano insieme? Questa, Pietro, è una domanda più antica del mondo, purtroppo. Nessuno riesce a rispondere e io ti ringrazio per avermela riposta, perché è una domanda forse cult. Sì, è come dici, nasce un beat, nasce a volte una suggestione, nasce un'idea testuale e poi magari si concretizza col tempo, proprio in quel lavoro di artigianato di cui ti parlavo poc'anzi, nell'accostamento a un'idea musicale. E quindi purtroppo il testo e la musica, purtroppo e fortunatamente, lavorano in sinergia. Non c'è la regola aurea per scrivere canzoni, ed è normale che sempre nell'ottica dell'artigianato, una volta che hai steso un testo e stessa una musica, c'è bisogno di andare lì a legare, perché non sempre poi il testo si attaglia perfettamente con la musica e viceversa. Quindi è un lavoro di ricerca sfrenata che io dico senza problemi, forse alla fine dà anche dolore fisico, ma dolore in un'accezione positiva, nel senso che è tutto quello sforzo per partorire qualcosa che prima non c'era e poi all'improvviso diventa qualcosa di tangibile, di ascoltabile. E invece nell'utilizzo delle parole sei un po' più longevo come il classico italiano, dove la descrizione deve essere perfetta, oppure un po' con l'inglese, un pochettino un po' più sintetico, a volte non dai possibilità a chi ascolta di interpretare un pochettino diversamente anche il brano, la canzone, il testo. Parto da una critica, anche simpatica, che spesso mi muovono. I tuoi testi sono difficili. Io cerco sempre di prendere questa frase come un complimento. In realtà, lo dico senza retorica, appunto, la poesia, ammesso che questa sia appartenente all'ambito della poesia, non può essere spiegata. Io butto giù delle suggestioni nella speranza che il maggior numero di persone possa rincontrarsi in quelle suggestioni. Quindi no, non cerco probabilmente la semplicità, ma inseguo molto le immagini, le suggestioni, le figure retoriche, una cosa che mi piace molto fare. Già il titolo di questa canzone un po' la dice lunga. Andare a scomodare la chimera, un anagramma, fa capire già in che ambito, in che zona siamo.
È chiaro che poi deve esserci qualcosa di riconducibile alla sfera comune delle persone che hanno bisogno anche di identificarsi in qualcosa. E probabilmente in questo testo, alla fine, nel ritornello, c'è qualcosa che forse ci può accomunare. Ricordati fermamente di restare dentro il tuo tempio e il suo portale. Io credo che sia tutt'altro che equivocabile. E invece, visto che hai suonato tanto dal vivo, qual è la sensazione provare davanti a un pubblico che comunque vada, prima cosa che si occupa ed è interessato lì, sta fermo, perché non è distratto, ma ascolta. E la tua sensazione, perché davanti c'è prima è silenzioso, ma poi un pochettino questo pubblico si anima trasmettendo energia, anche se sei concentrato sui brani, però senti quell'energia che ti viene trasmessa da loro e tu che poi ritrasmetti con la tua musica. Qual è le tue sensazioni in quel caso? È una sorta di cambio, di scambio biunivoco, e come dici tu, il pubblico rappresenta poi il volano di quello che stai mettendo a nudo. Non è semplice. All'inizio, soprattutto, era molto difficile entrare su questa scena e dire la propria. Magari all'inizio lo si fa con più sicurezza portando canzoni di altri, ci si mette dietro questa coperta di Linus. Poi col tempo purtroppo si è costretti a fare un salto, ad attraversare il guado di questo fiume, e si diventa autonomi da un punto di vista anche dell'autorale, della composizione dei testi, e bisogna fare la prova del fuoco. E in questa prova del fuoco devo ammettere, per quanto le mie canzoni non siano a mainstream, non siano di facile ascolto, che il pubblico è stato sempre molto, molto solidale, sempre molto emozionato, e ha saputo ritrasmettere questa emozione con un'attenzione davvero religiosa. E soprattutto è una cosa di cui spesso mi vanto, magari con gli amici, ma assolutamente senza alcuna forma di presunzione. Non ho mai visto persone che hanno abbandonato la platea prima della fine dello spettacolo. Questa credo che sia una grande soddisfazione per chi decida di fare questo mestiere. Invece poi scendendo, cioè uscendo comunque e finendo lo spettacolo, lo show, il concerto, quando ti incontri davanti delle persone che ti guardano con quegli occhi rilassati oppure emozionati, ma felici e tristi, però ti guardano, ti esprimono, ti dicono qualche frase della tua canzone, ti fanno i complimenti, ma in quel momento e ti hanno dedicato tutta quell'ora, 2 ore. Qual è la tua sensazione vedendo le loro facce con gli occhi, ti ho detto, rilassati, sereni, ma anche felici o tristi, però con espressione, con quell'espressione? La sensazione è che in mezzo a mille difficoltà, io dico spesso che semino 100 e probabilmente raccolgo uno, quelle facce sono l'unica cosa per cui valga la pena di continuare, perché ci sono anche tanti momenti di scoraggiamento in questo settore. Purtroppo non tutti quelli che hanno qualcosa da dire, probabilmente hanno la capacità poi di farlo e hanno la possibilità di farlo. Quindi quelle persone sono la giustificazione, sono il volano, sono la strada su cui bisogna camminare per poter continuare a fare questo mestiere. Lo facciamo per loro e non solo per noi stessi. Perché un artista, un cantautore può scrivere per se stesso, ma fin quando tiene la sua roba nel cassetto, è un artista a metà, purtroppo. Tu hai citato la coperta di Linus, ma tutt'oggi le band suonano molto spesso, fanno le cover, vanno avanti con le cover, ma forse perché no, hanno quella paura di lasciare la coperta di Linus, oppure forse perché attualmente il mercato, soprattutto per questi giovani, chiede di far suonare, ma chiede soprattutto cover. Ti
ti esplicito due ragioni. La prima ragione la prendo in prestito dalla mia esperienza personale. Io sono partito con delle covere, come tutti. Una decina d'anni fa portavo in giro uno spettacolo su Fabrizio De André, uno spettacolo acustico dove avevo completamente abbandonato la chitarra e presentavo questo faro della musica con il pianoforte e con tutto il resto della band. All'epoca anche feci molta difficoltà a vendere questo progetto perché sembrava quasi essere artisti a metà, appunto, come ti dicevo prima, andare avanti con la roba degli altri. E quindi questa coperta di Linus serviva probabilmente a rinviare la paura di essere finalmente se stessi autori autonomi. E poi invece ti dico che c'è un'altra tendenza che sto vedendo, mi sembra di vedere che ci sia un'altra tendenza, che adesso apri i social e vedi un mare di band che fanno cover. Probabilmente adesso in questa congiuntura economica, magari le band delle cover vendono di più. Io mi rendo conto che è sempre più difficile portare un progetto proprio perché sei alla mercé appunto del giudizio di tutti e soprattutto in questa ipertrofia di produzione musicale a cui assistiamo negli ultimi anni e dopo il Covid, mi pare che ci sia stato un peggioramento in tal senso, è molto complicato andare avanti con roba propria. E quindi le cover sono sia coperta di Linus, ma sono anche un modo di fare marketing, io credo, lo dico con molta umiltà, perché ci sono passato. E invece c'è qualche artista, tu hai citato De André, infatti in alcuni tuoi brani un pochettino la voce tende, io parlo dei brani precedenti, anche degli anni passati, che un pochettino risomigliava a De André, ma c'è qualche artista oltre a De André che un pochettino ti porti dietro perché in fondo ci sei cresciuto, quindi involontariamente un pochettino te lo porti dietro come stile di musica, comunque approcciare la canzone, approcciare il palco, approcciare un pochettino tutto il mondo, questo parte di che si chiama musica, ma è un lavoro. Ma sì, indubbiamente, senza andare per il sottile, ma i mostri sacri che io ritengo tali appunto sono quello che hai citato, De André in primis, che per forza di cose influenza poi la tua formazione, ma anche Ivano Fossati, ma anche Franco Battiato. Attualmente l'artista che riesce a fare il connubio di tutte le qualità, appunto, dell'artigiano, dell'artista, dell'intellettuale e anche dello showman, io credo sempre con tanta umiltà e con un punto di vista assolutamente opinabile, sia Vinicio Capossela. Ecco, mi piacerebbe che ci fossero tanti Vinicio Capossela in Italia, invece purtroppo questo non accade. Bisognerebbe interrogarsi sul perché. E invece a questo punto la domanda fantascientifica, se potessi saltare su un palco indifferentemente dallo spazio e nel tempo e suonare a fianco ad un artista o una band con, escluso De André, perché a questo punto abbiamo detto che De André è la base, c'è qualche artista in cui ti piacerebbe saltare su quel palco? Io avrei suonato volentieri con Ivano Fossati, che ritengo un altro che probabilmente non ha avuto tutto il riconoscimento che meritava. E invece c'è differenza da essere fan sotto un palco e ascoltare e cantare le canzoni dell'artista ad essere sul palco e cantare le tue canzoni a livello emozionale o punk? C'è Certo, ma differenza? sì, cioè, è un'altra vita, non è nemmeno un'altra storia, è un'altra vita. Sul palco io certe volte mi sento un po' un ectoplasma che esce da se stesso e riesco quasi a guardarmi al di fuori e perdo anche la cognizione del tempo. È una cosa che mi succede spesso, è anche una cosa un po' comica che collaboro con dei musicisti molto validi, molto affiatati, molto affettuosi,
Qualche volta mi capita anche di perdere l'elenco dei nomi durante i ringraziamenti. Non è una forma di disinteresse, è semplicemente il rientrare a poco a poco in se stessi, perché durante un concerto si va in un'altra dimensione, si diventa un tutt'uno con quegli occhi di cui parlavi poc'anzi, gli occhi della gente che hanno deciso di spendere il loro tempo con te piuttosto che in altro modo. E a questo punto progetti immediati e futuri che ti porteranno? Adesso ci sarà, diciamo, l'estate con i suoi consueti concerti. Sto portando avanti questo progetto da circa un anno, che si chiama Ciao Uomo, e che ha praticamente all'interno canzoni solo mie. E quindi è un progetto comunque arduo e non vendibile con tanta facilità. Ciao Uomo è un viaggio. Un diario di bordo degli uomini che io dico, sottotitolo, volevano volare. È quest'uomo che cerca di redimersi, fa questo viaggio ideale e alla fine probabilmente non si redime, ma capisce di essere una pedina dentro l'universo, esattamente come lo capì il personaggio della coscienza di Zeno Cosini, che si rende conto di essere una persona né bella né brutta, ma soltanto originale. Poi a settembre, a fine settembre, spero di uscire con un nuovo singolo. La canzone si chiama Babele ed è scritta in una lingua totalmente inventata. Non è una lingua riconducibile a nessuna in particolare. L'obiettivo, il sottotesto di questa canzone è quello di segnalare e di accarezzare anche con un pochettino di affetto, questa incomunicabilità che ci lega ormai, l'incomunicabilità tra gli uomini, cioè dove ognuno è preso dalla sua realtà, dal suo mondo, senza in realtà capire e ascoltare chi ha di fronte. Questa canzone ha di comprensibile solo il titolo, Babele, ma il resto è tutto un testo con una lingua che appunto non esiste. È una sorta di ballata tragicomica. Quindi uscirò con questo singolo, si spera, a fine settembre, per poi in autunno lanciare l'album che aspetta da qualche anno di essere lanciato. Quindi abbiamo cominciato con Mireka, passeremo per Babele fino, spero, in autunno a tirare fuori questo nuovo lavoro. Proprio in virtù di questo mondo che deve essere anche un po' apparenza e non solo essenza. Da una decina d'anni sto portando avanti un concerto sull'acqua, che probabilmente ha una forza attrattiva superiore a un normale concerto di terra. E quindi siamo su una zattera in 9, 8, 9 musicisti, galleggiamo a 30 metri dalla riva e portiamo avanti questo progetto di canzoni. Ovviamente non solo mie, perché quello è uno spettacolo che io amo definire per le famiglie. E quindi si passa in rassegna anche un po' di cantautorato, l'antologia del cantautorato che appunto io amo, che è quello di De André, di Capossela, di Fossati, eccetera, di Carosone, eccetera, eccetera. Però anche lì si fa tanta difficoltà ad organizzare eventi così, perché probabilmente c'è una sorta di miopia, io non so dirti adesso nello specifico, non lo dico con presunzione. Però nel momento in cui fai il concerto sull'acqua e ci sono centinaia e centinaia di persone che vengono a vederti, magari si oltrepassano anche il migliaio, 2000, perché alla fine c'è sempre tanta difficoltà a vendere, a proporre questi progetti? Io non so darti una risposta attualmente. Bisogna sempre stare lì a bussare ogni anno, nonostante tu abbia dimostrato che puoi magari portare della gente a guardare un evento. A questo punto noi intanto ti ringraziamo di essere stato ospite. Ci mancano due cose fondamentali: gli indirizzi dove poterti raggiungere e battuta, non gli indirizzi di casa, ma chiaramente i social e tutte quelle piattaforme che ti permettono di ascoltarti, e i saluti finali. Molto semplice, per quanto riguarda il nome, io ho un cognome particolare che non ho nemmeno cambiato mai e credo che forse sia un punto di forza questo Friotto, che sembra quasi un nome bizzarro, probabilmente lo è. Quindi
sui social, Instagram, YouTube, Facebook, basta digitare il mio nome e il mio cognome, Luigi Triotto, senza nome d'arte, perché probabilmente questo nome d'arte è già questo cognome un po' comico. Io ringrazio te, ringrazio per la lunga chiacchierata che aveva quasi il sapore di un esame. Mi è piaciuta molto il fare, diciamo così, approfondito che hai utilizzato. Non è da tutti. E quindi spero di poter vivere questa canzone d'autore con esiti migliori e con tempi migliori, e spero di andare un po' in controtendenza rispetto a quello che appunto dicevamo all'inizio di questa intervista, essere più noi stessi, meno sfolgoranti, più al buio, perché al buio splendiamo di più. Sporticeno Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro, ospite della puntata.